Oggi vi faccio il video dei prodotti beauty finiti del mese di aprile, finalmente, visto che siamo arrivati praticamente a fine maggio. E sono in camera di mio fratello, visto che oggi sto da sola e qui c'è più luce, quindi mi sembra che qui si veda meglio rispetto che in camera mia. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto che ho finito è stato questo dischetto lavabile del marchio Les Tendances de Ma, quindi un marchio francese, e questo è un dischetto, insomma, che avevo vinto in un giveaway. Purtroppo non è che io l'abbia finito, ma non ve lo posso neanche far vedere perché mia mamma l'ha buttato, perché l'avevo lasciato sul lavandino dopo essermi struccata, lei pensando che fosse uno di quei dischetti usa e getta, me l'ha buttato, io mi sono arrabbiata ovviamente. Comunque, questo dischetto mi è piaciuto tantissimo, io lo utilizzavo con il latte detergente di Alchemilla e mi ci stavo trovando molto ma molto bene, anche per questo mi sono incazzata con mia mamma. Non so sinceramente dove passa. Ah no, sì, qui c'è scritto www.sull'e-commerce Giardino di Arianna, si può trovare. Avevo visto sinceramente proprio il sito francese che vende questo marchio, però adesso non mi ricordo come si chiama, nel caso ve lo lascerò qui sotto. Poi ho finito questa crema anticellulite di Anthos. Allora, questa crema anticellulite è con quercia marina, ipocastano, centella, alga rossa, rusco, edera, erigero o erigero, non lo so, fieno greco, migliarino e olio di mandorle. È da 200 ml, un paio di 6 mesi. A me è durata circa un mese. Tutti ne parlano benissimo. Io sinceramente non mi ci sono trovata granché, innanzitutto perché il profumo a me non piace assolutamente, è un profumo molto ma molto erboso. Poi, allora diciamo che è una crema sicuramente idratante, però io non ho notato nessun effetto, insomma, che mi abbia fatto impazzire, diciamo, che mi abbia fatto venire la voglia di riacquistare questa crema, quindi sicuramente io non la riprenderò perché sto utilizzando e provando altre comunque creme anticellulite con cui mi trovo magnificamente rispetto a questa. Poi ho finito cioè no, l'acqua micellare biologica delicata dei provenzali. Questa strucca viso, occhi e labbra con estratto di rosa moscheta. È senza alcol, senza profumo per pelli normali e miste. Questa me ne avevo già parlato, però diciamo, adesso l'ho finita e posso confermarvi che mi ci sono trovata bene. È stata la prima acqua micellare che io ho provato perché non ho mai utilizzato acque micellari, preferisco utilizzare sempre il latte detergente, però posso dire che con questa mi sono trovata bene, non mi ha creato assolutamente nessun problema, struccava il viso e le labbra benissimo. E poi un'altra cosa che volevo dirvi che non vi ho mai detto è che dietro a questi prodotti dei provenzali c'è questa etichetta, qui c'è proprio scritto apri, che quindi si può aprire e come potete vedere qui trovate tutto l'inci e la funzione di ogni ingrediente. E da questa parte invece ci sono tutte le certificazioni e le garanzie del prodotto. Secondo me questa è una cosa veramente molto carina. Poi ho finito questa crema mani della Sante. Questa è con Bio Goji olive, cruelty free e vegana. E questa l'avevo acquistata per metterla, diciamo, in borsa per portarmela dietro. Infatti, è una crema mini piccolina. Mi ci sono trovata benissimo. Infatti, diciamo, è proprio una crema da portare dietro perché è idratante, però si asciuga immediatamente. Ne bastava poca, pochissima. L'unica cosa che questa crema, diciamo, non mi ha fatto impazzire di questa crema non mi ha fatto impazzire è la profumazione, perché è una profumazione di arancia che non mi ha fatto impazzire, diciamo, né mi piaceva né non mi piaceva. Al mio ragazzo non piaceva proprio, quando mi mettevo questa crema lui diceva che puzza. Quindi, insomma, non penso che la riacquisterò per questa cosa, insomma, della profumazione. Per il resto è un'ottima crema mani.
Poi ho terminato il detergente intimo calmante e lenitivo al NEM della linea Nanicon Bio, con estratto di calendula e camomilla bio, senza coloranti, senza PEG, senza siliconi e senza parabeni. Questa è una nuova linea che è uscita da poco, che si può trovare da acqua e sapone tranquillamente. Io avevo già finito il detergente intimo, che vi ho fatto vedere nello scorso video dei prodotti finiti del mese di febbraio. E quello era rinfrescante, se non ricordo male, rinfrescante e idratante. 3-2, posso dirvi che a me è piaciuto molto di più questo, ma più che altro per la profumazione. Entrambi, diciamo, sono buoni, la consistenza è ottima, a me piace molto, mi piace il fatto che ci sia comunque lo spruzzino, si dosa bene, non c'è spreco di prodotto. Per me sono ottimi questi detergenti intimi e costano veramente poco. E poi si trovano tranquillamente d'acqua e sapone. Poi ho finito questo sapone delicato di origine vegetale con zenzero e olio d'argan, del marchio Persavon o Persavon, non lo so, con estratti bio. Allora, questo sapone l'aveva preso mia mamma, io non l'avrei acquistato. Lei l'ha preso perché ha letto bio e quindi pensava che era buono. Io l'ho utilizzato ovviamente fino alla fine perché non mi andava di buttarlo, però gli ingredienti, allora, gli ingredienti sono buoni. L'unica cosa che non è buona in questo INCI è che c'è il tetrasodium DTA. E quindi sicuramente io non lo riacquisterò, ma oltre al fatto dell'INCI, insomma, anche perché quando mi lavavo le mani con questo sapone, subito dopo le sentivo quasi secche, insomma, avevo bisogno di mettere immediatamente una crema per le mani e quindi per me questo sapone è bocciato assolutamente. Poi ho finito il deodorante di Dr. Organic con olio di argan del Marocco, dovrebbe essere, e questo è senza alluminio, senza SLS, senza parabeni e senza alcol. Allora, ho voluto provare questo deodorante perché io sono alla continua ricerca di deodoranti bio. Non avevo mai utilizzato questi deodoranti roll-on perché preferisco utilizzare quelli a spruzzo, diciamo, quelli a spray. Ma devo dire che mi sono trovata davvero bene. Perché non dico che mi durava tutta la giornata, ma mezza giornata sì, però l'ho utilizzato comunque nel periodo autunnale primaverile, diciamo, e quindi non so se d'estate mi piacerebbe allo stesso modo. Comunque, se mi capita l'occasione, sicuramente riacquisterò un altro di questi deodoranti, magari in un'altra profumazione, perché questo a me ricordava molto la profumazione della Coca-Cola e non era una cosa che mi faceva impazzire. Cioè, magari all'inizio sì, poi dopo un po' mi ha veramente stufato, quindi proverò sicuramente un'altra profumazione. Poi ho finito il burro labbra di Aromazone al cocco, questo l'avevo preso quando ero andata ad Aromazone a Parigi l'anno scorso e mi è piaciuto molto come idratazione perché è molto idratante, lascia una patina diciamo sulle labbra e che magari a qualcuno può anche non piacere, a me invece questa cosa piace perché mi sento le labbra più idratate e protette. Io ho le labbra secche, quindi cerco sempre questi burro labbra fatti, diciamo, in questo modo. Però non mi è piaciuto il profumo assolutamente orribile, perché non sa per niente di cocco, a me sapeva più di latte, ma mi puzzava di latte e quindi non sicuramente non lo riproverò mai più. Poi sempre da Aromazone avevo preso questo olio vegetale, frutto della passione, l'avevo preso piccolino, avevo preso sia questo che altri. Per provarli appunto, questo qui diciamo che dovrebbe avere un'azione emolliente, idratante, e infatti assolutamente idratante, ottimo da questo punto di vista, però il profumo anche qui è pessimo, bruttissimo, non lo riacquisterò mai più. Era Poi stoppata il cellulare, insomma, perché avevo la memoria piena e quindi nel frattempo sono anche uscita, adesso riprendo, comunque avevamo quasi finito perché mancano solo i campioncini. Allora, ho finito questo campioncino di crema viso idratante con aloe vera e argan della Saponaria. E questa crema viso mi era piaciuta tantissimo perché sentivo proprio la pelle
oltre che idratata, proprio rinata dopo aver steso questa crema. Purtroppo però ha un odore per me assolutamente pessimo, è un odore molto erboso che a me non piace e quindi sicuramente non è una crema che acquisterò. Poi ho finito due campioncini di crema di Veleda. Allora, uno è il campioncino di crema alla calendula per il viso baby, questo qui. E un altro è sempre alla calendula ed è una crema protettiva Baby and Kind. Entrambe però per me diciamo sono molto simili. Infatti io le ho utilizzate tutte, erano delle creme molto per il viso, assolutamente non mi piacevano, erano delle creme molto corpose, unte, e quindi le ho utilizzate come creme, diciamo, dopo essermi depilata, le utilizzavo appunto sotto le ascelle o sull'inguine, dopo appunto essermi depilata, in questo modo mi sono piaciute tantissimo, per il viso assolutamente no. Poi ho finito un campioncino del Bio Primer opacizzante per pelle grassa e mista di Neve Cosmetics e questo mi è piaciuto tantissimo. Infatti ho comprato la full size, se non avete visto il mio video degli ultimi acquisti che ho fatto, ve lo lascio qui sopra. Perché questo primer, a differenza di quello di Puro Bio, è tipo leggermente colorato e a me dava tipo un, mi sembrava come se, diciamo, mi dava un effetto di una leggera copresa. Adesso non so se era solo una mia impressione, però insomma io ho avuto questa impressione e mi è piaciuta tantissimo e quindi ho voluto acquistare la full size per provarlo, diciamo, un po' meglio e vedere quale mi piace di più tra questo di Neve Cosmetics e quello di Puro Bio. Poi ho finito un campioncino di crema viso purificante di Alchemilla. Questa crema è buonissima perché è leggera, però idrata bene, è perfetta per le pelli miste grasse, è ideale anche in estate. E io avevo utilizzato, io sinceramente vorrei acquistare la full size di questa crema, però ho provato anche la crema viso-eudermica, sempre di Alchemilla, di cui ho comprato proprio la full size, che ho terminato, che ho fatto la recensione sul blog proprio ultimamente. Vi lascerò ovviamente giù nell'info box tutte le recensioni che vi ho fatto sul blog dei prodotti che vi sto nominando. Ve ne avevo parlato comunque anche in un video su YouTube. E a me quella crema era piaciuta tantissimo. Se io dovessi riacquistare, diciamo, pensare insomma a quale crema acquistare tra quella eudermica e questa purificante, avrei una certa difficoltà a scegliere. Quindi non lo so, magari per provarla acquisterei questa, però quella eudermica mi era piaciuta veramente tantissimo. E infine ho finito questo campioncino di balsamo al baobab super nutriente di Natura Equa. Questo balsamo io l'ho utilizzato buona parte dopo essermi fatta l'ennè e in quel caso mi è piaciuto tantissimo perché mi ha reso i capelli veramente morbidissimi, mentre altre volte che l'ho utilizzato, cioè l'ho utilizzato altre 2 volte mi sembra, altre 2 o 3 volte. Dopo essermi fatta lo shampoo normale, non mi è piaciuto perché appesantiva molto i miei capelli. Io ho i capelli grassi, anche se ho, diciamo, le punte secche, però, diciamo, questo balsamo non fa assolutamente al caso mio. E questo era l'ultimo prodotto. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!